stato in vacanza, immagino. Siete stati più o meno in vacanza. E voi non sapete che cosa ci hanno riservato? Allora, il 6 agosto è stata varata questa legge, che era 125 di quest'anno, adesso vi ho segnato il distretto, non lo ricordo, comunque la persa per questo. E c'è un articolo 7, questa legge, cioè una legge lunghissima, quindi immagino che nessuno vada a prendersi questa legge e leggersi tutta la legge, cioè i cittadini di solito non fanno questo. E se poi tutta la legge, all'articolo 7 ci sono vari commi. Ci sta un comma che è il numero 9. E questo comma 9 c'ha un ulteriore comma, che è il 17° comma del comma 9. E nessuno penso che andrebbe a vedersi una cosa del genere. E invece adesso qui ce lo leggiamo. Questo comma 9, 7 e 10 dice: in previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione operano una ricognizione delle rispettive fasce. Le regioni operano una ricognizione delle rispettive fasce entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge che è del 6 agosto. Queste ricognizioni finalizzate anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Questo qui significa che le regioni quindi vanno a vedersi tutta la costa e vanno a vedere se ci sono delle zone che devono essere sdemanializzate, perché lì non c'è più l'uso pubblico di mare, o perlomeno loro ipotizzano che non ci sia più perché c'è un uso privato che ormai non consente più l'uso pubblico di mare. L'articolo continua: la proposta di delimitazione, quindi di escluderla dal demanio, è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente, livello del territorio e del mare e all'Agenzia del Demanio, tutti d'accordo, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta attivano per gli aspetti di rispettiva competenza i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del Codice della Navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. Quindi adottano i procedimenti di rispettiva competenza previsti dagli articoli 32 e 35. L'articolo 35 è quella dell'esclusione di zone di costa dal demanio, è la cosiddetta demanializzazione. Allora, questa legge è stata emanata appunto in un periodo estivo, sta in un articolo introvabile, io l'ho potuto trovare perché ogni tanto vado a un dischetto, un cipiglione, diciamo, della Giuffre, Iuris, costa 5.000 euro di un codice l'anno, e praticamente questo dischetto sul fare demanio marittimo ti dice tutte le leggi che contengono la parola demanio marittimo. Ma sono tantissime, vattene a leggere tutte quante, e poi seppure deve leggere tutte quante, magari ci sono delle leggi, cioè devi leggere tutte le parole, tutte, cioè, se tu non lo sai, non lo trovi. Cioè, se qui un po' di nottate a leggersi tutti questi articoli. E praticamente questa qui è una cosa che non è stata pubblicizzata da nessuno, cioè il governo l'ha fatta, non il Parlamento, perché insomma è una legge, però è un decreto legge, questo qui è la legge, è una legge di conversione, quindi è un decreto legge di questo governo. Era passata in commissione. E che ne so, io non lo so, non è che mi sono andata a parlare i lavori da tanto, però legge 68/2015. No, è la legge 125 del 6 agosto 2015, articolo 7, comma 9, ma non basta 9, 9 sati 10, cioè il 17° comma del nuovo comma dell'articolo 7. È impossibile provare a leggere, cioè nessuno, insomma, un pazzo dovrebbe fare una cosa. Allora, questo qui che cosa significa? Che se io adesso, tra l'altro, poi mi è pure sfuggito di andare a cercare quando è che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, perché dice entro 120 giorni da quando la legge viene pubblicata, no? Allora, non so se entra, no, non dalla pubblicazione, c'era l'entrata in vigore, non so se l'entrata in vigore è nei 15 giorni successivi, come di solito, oppure se c'è tra le norme transitorie dobbiamo andare a cercare, insomma, qual è l'entrata in vigore. Sta di fatto che 120 giorni di sicuro stanno decorrendo, e dovrebbe, se è il 6 agosto, dovrebbero scadere a dicembre, no?
o i 15 giorni per la pubblica. Allora, quindi comincia a diventare urgente di verificare se la regione ha individuato delle zone da demanializzare, dove le ha individuate, sta mandando ai comuni, i comuni gli rimandano la proposta dicendo sì, si demanializza qua, là, eccetera, e praticamente quando poi hanno fatto tutto quanto dice anche convocando apposite conferenze di servizi, cioè alla fine noi non lo dovremmo mai sapere. Allora, a questo punto si tratta di prendere dei provvedimenti, chiedere alle regioni contro questa cosa, insomma vabbè, c'è una serie di cose, di lavoro da fare, diciamo, giuridico. Allora, questo qui però è emblematico di come tutti i provvedimenti che riguardano, perché è una nostra proprietà, l'umano è una proprietà dei cittadini, no? È una proprietà pubblica, diciamo così, è un bene comune. Allora, tutti questi provvedimenti che ci riguardano dovrebbero riferirci, cioè, che ne so, se qualcuno si prende un pezzo di casa mia, me lo notifica, no? Mi dice, guarda, prendiamo un pezzo di... No, a noi non abbiamo detto niente, perché questa legge è stata fatta, ripeto, il 6 agosto, questo... cioè la dice già appunto, e praticamente nessun giornale, nessuno che si sia opposto, cioè non è che c'è stato un parlamentare, qualcuno ha detto scusate ma che stai facendo? E adesso, successivamente a questo, sono andata a guardare un po' di cose su Mondo Balneare, cioè pure, noi siamo pure iscritti a Mondo Balneare, no? Facciamo anche a niente. Allora, sul Mondo Balneare le richieste che alla dottoressa Barraccio, che appunto è il sottosegretario al turismo, hanno inoltrato questi, diciamo, sarebbe il signor Borgo, che è il presidente della SIB Commercio, poi c'è la Brunelli, che è il presidente invece di, come si chiama, FIBA, non esercenti. Beh, insomma, questi balneari si sono riuniti, sì, loro. Allora, le loro richieste sono essenzialmente una revisione dei canoni. Cioè, ancora parlano di revisione dei canoni, no? Poi sì, un riconoscimento del valore di impresa. Uno dice, vogliono essere riconosciuti come imprenditori, ma che ci fanno? Cosa gli serve? Non è che lo fanno soltanto per un fatto di forma, lo fanno perché praticamente in questo modo loro potrebbero usufruire di tariffe regolate sull'IVA, sulla TARES, sull'IMU, su una serie di tasse, perché se tu sei impresa ti fiscali, quindi neanche quelle, neanche le tasse. E poi una modifica della linea demaniale. Ah, la modifica della linea demaniale, cioè, quindi loro significa che lo sanno questa cosa, perché sennò tu come fai a chiedere la modifica della linea demaniale? Se il demanio è quello, non ti potrebbe venire in mente. Quindi loro sanno benissimo di questa legge, cioè loro sono informati e non no. Cioè, è impressionante. Allora, diciamo che poi loro chiedono una modifica della linea demaniale in corrispondenza delle aree che ormai hanno perso la natura di uso pubblico del mare. Questa era la loro richiesta, no? Quindi, cioè, torna tutto quanto. Diciamo che loro, quando si sono riuniti, hanno detto che quest'anno, a luglio, rispetto a luglio del 2014, c'è stata una crescita di presenze del 3,1%. Questa crescita di presenze turistiche, però a questa crescita non corrisponde una crescita degli introiti, delle loro dichiarazioni dei redditi. Ma si vede turistiche in che senso? Turistiche da Roma? Tutta Italia. Italia, le spese sono riunite a livello nazionale. Sì, ma i balneari penso di Ostia possono avere un polso di quelle persone che entrano nel loro stabilimento, ma che per la maggior parte sono cabine, non vedo. Loro danno questo dato che c'è stato un incremento di presenze turistiche, beh, penso che sia sugli alberghi. Dovrebbe essere le statistiche loro del. Sì. Del 3,5, forse ce lo puoi dire meglio. A livello nazionale c'è stato un incremento delle presenze del 3,1%. Peccato che, cioè, ci dicono tutti questi dati, però a questi dati non corrisponde anche un pagamento di imposte, diciamo, uguale, no? Nella stessa misura. E niente, cioè loro praticamente delle loro 30.000 imprese, cioè la cosa è, sono queste loro 30.000 imprese che operano nel settore, diciamo, delle concessioni e delle concessioni demaniali. Niente, praticamente poi, vabbè, questo qui posso pure lasciare, diciamo, c'è stato un ordine del giorno, nella relazione, vabbè, queste sono cose vecchie a questo punto. Poi l'altra loro richiesta è
il sistema del doppio binario, stanno insistendo su questo doppio binario, inteso in questo modo, cioè allora c'è lo spauracchio della direttiva Bolkestein che sembrerebbe che se quindi la Corte di Giustizia, vabbè, vi faccio tutto alla premessa, se no magari rischiamo che chi non è aggiornato sulla Bolkestein non capisca. Allora c'è una direttiva Bolkestein che all'articolo 12 prevede che laddove via della scarsità delle risorse e determinate attività non possono essere esercitate perché in numero limitato, e questo è il caso appunto degli stabilimenti balneari, perché la costa non è, cioè, ha un numero limitato di concessioni che può essere concesso, in questi casi la concessione non può essere rinnovata automaticamente e per assegnarla si deve andare a un bando pubblico di evidenza pubblica, diciamo, sono delle gare interne. Allora, questa cosa qui significa che quindi non si può rinnovare automaticamente una concessione che appunto è stata rilasciata nel 2000, non è che, perché prima in Italia c'era una legge che prevedeva il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni. La direttiva, diciamo, la Comunità Europea ha emanato questa direttiva e questa direttiva è diventata operante nel 2010 in Italia. Per cui quelle proroghe automatiche di 6 anni in 6 anni erano illegali. Per questo motivo è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano che ha richiamato il governo e ha modificato questa legge. Il Parlamento ha fatto una nuova legge e ha prorogato inizialmente. Dice, vabbè, questa cosa della proroga automatica la leviamo perché in effetti è contraria alla direttiva. Allora facciamo che soltanto per un periodo transitorio tutte le concessioni demaniali saranno rinnovate automaticamente fino al 2015, perché adesso ci sono questi che hanno le loro attività, come facciamo a portarli via? E quindi è stata rinnovata fino al 2015, se non che due anni dopo, un anno e tre quarti dopo, è stata emanata quando non serviva proprio, perché non c'era questa necessità, una nuova legge, che è il 321 del 2012, dove all'articolo 34 del Nudeces si è stabilito che tutte quelle proroghe, quel termine di proroga che era il 31-12-2015 è automaticamente rinnovato e deve intendersi laddove c'è scritto 31-12-2015, 31-12-2020. Per effetto di questa nuova legge tutte le concessioni in essere dal 31-12-2009 si sono automaticamente estese e termineranno soltanto al 31-12-2020. Noi come Capitale di Roma abbiamo presentato un ricorso per far aprire una nuova procedura di infrazione dicendo che questa legge, questo articolo 34 del Codices, era contrario alla normativa europea perché è palesemente in contrasto con l'articolo 12 della direttiva Bolkestein. Per questo motivo la Commissione europea sta esaminando questa nostra questione. Se non che nel frattempo è intervenuta la Corte, cioè è intervenuta una sentenza del TAR, perché è successo che in alcuni comuni i sindaci hanno ritenuto che questa legge direttiva Bolkestein fosse preminente rispetto alla legge dello Stato. E dice, allora, se l'articolo 12 ci dice che non può esserci un rinnovo automatico, non fa. Questo articolo 34 Codices che ha prorogato fino a dicembre 2020 cioè è contrario, no? E alcuni sindaci hanno detto, siccome le direttive europee hanno un valore superiore come legge rispetto a una legge dello Stato, io emano un nuovo bando di gara. Alcuni sindaci hanno fatto questo, hanno emanato un nuovo bando di gara per assegnare le concessioni a soggetti diversi da quelli che erano i precedenti concessionari. Che cosa è successo? Che questi concessionari ovviamente hanno impugnato questo bando di gara, hanno impugnato il provvedimento amministrativo con il quale si emanava il bando di gara e la questione è andata al TAR. Il TAR ha avuto quindi questa questione. Cosa si applica alla legge dello Stato, articolo 34 del Codices, della scadenza della concessione al 2020 o la direttiva Bolkestein per cui questo? Il TAR, non sapendo quale legge è, ha rimesso la questione a chi di dovere, che è la Corte di Giustizia Interna. Cioè, quando c'è una norma comunitaria che contrasta con una legge statale, l'organo deputato a decidere quale legge si deve applicare nel paese in questione è la Corte di Giustizia. Per cui quando poi noi, come Radicali Roma, abbiamo chiesto notizie alla Commissione Europea sulla nostra richiesta di ricorso, diciamo, di procedura di infrazione, quelli ci hanno risposto che avevano interessato i massimi organi del governo la prima volta. La seconda volta hanno detto sì, abbiamo interessato i massimi organi del governo,
ma la questione sarà decisa quanto prima, perché adesso è rimessa alla Corte di Giustizia Europea, in particolare Stato Italia Lombardia, che nell'ottobre del 2014 si ha sollevato questa questione, e poi a gennaio o a marzo, adesso non ricordo, TAR Sardegna, quindi ci sono ben due TAR che hanno sollevato questa questione. Allora, quindi la Commissione e la Corte di Giustizia dovrà decidere su questo, e praticamente i balneari hanno paura di questa decisione che arriverà tra febbraio e marzo 2016, cioè arriverà, lo so, però le cose sono andate. Allora, arriverà tra febbraio, allora, tra, voglio dire, se è interessante lo facciamo, se no che me lo posso dire, sì, sì, se devo scrivere più per accedere tutto il resto, ok, in Arguglia la lì. Allora, i balneari hanno quindi il timore che se interverrà questa Corte di Giustizia dirà che il rinnovo 2020 non potrà esserci perché è illegale, insomma. Allora loro stanno affrettando per chiedere il doppio binario. Il doppio binario significa quello che chiedono loro, che quindi tutte le concessioni vecchie avranno un regime transitorio molto lungo, quindi sicuramente pure oltre il 2020, mentre quelle nuove da assegnare si applica la Bolkestein. Peccato che quelle nuove da assegnare cioè tutto già assegnato. Tu sai benissimo che i balneari di Ostia a nome di Papagni, sì, sono stati a Strasburgo. Già sistemata la realtà, loro hanno fatto una petizione. Quando tu fai la petizione tu puoi chiedere di essere chiamato, anche noi abbiamo fatto la petizione, sì, però, vai dire, lì, interrompisci, ma la Commissione Europea non è che ci hanno la però intanto loro già sono andati a parlare, però diciamo ciò che hanno detto questo qui non significa niente. Però questa cosa che ti sto dicendo, cioè questa sdemanializzazione e anche il fatto che loro appunto stanno vedendo il doppio binario, che Renzi ha detto no, aspettiamo un attimo, non la faccio subito la legge sul demanio perché voglio vedere, significa che se noi non facciamo pressione adesso subito immediatamente, ma proprio adesso subito immediatamente, prima di ieri, significa che poi ci fregano un'altra volta, perché una volta che fanno un disegno di legge, poi se lo approvano e poi te lo mettono in questi articoli che vattene a trovare dove sta, allora dobbiamo far sentire la nostra voce dei cittadini subito. E per questo vi inviterei a firmare intanto quella petizione online che si chiama no ad un'altra, se volete segnarvelo, no ad un'altra stagione balneare illegale, andate su change.org e potete firmarla. Dopo di quello io adesso predisporrò delle cose per questa, su questa legge, quindi dei bozzi anche a Bruxelles per questa legge, perché questa legge viola nuovamente la direttiva Bolkestein, e quindi poi vi sottoporrò, insomma, leggeremo la insieme.